fossi qui dipenderei dalle tue tenerezze. E adesso un collo a bassa voce, ma lo sai, l'amore porta guai, si perde quasi. Amici di RCS Channel, ci troviamo sul set di Festa di una famiglia allargata, il nuovo film di Simona Izzo. Siamo riusciti a intercettare la regista del film, che ci ha concesso una breve intervista. Seguiteci. Simona Izzo, vuole darci qualche piccola anticipazione sul film? Piccola, perché stavamo per imbarcarci, perché sono scelta la Calabria, perché avevo scene di mare, di qui che si va, per scendere, no? Vieni sì. Qua. Scene di mare e di barche, e quindi mi pare che questo sia uno dei più bei mari del mondo, e di conseguenza cosa di più di un castello federiciano, guarda questo sfondo pazzesco. Aspetta, possiamo dire quindi che Roseto l'ha piacevolmente colpita? Solo Roseto, mi ha colpito Rossano, mi ha colpito questa terra meravigliosa che io non conoscevo e che adesso grazie a questo film conosco. Ma cos'è questo scoglio? Questo è lo scoglio dell'incudine o fungo, meglio conosciuto come lo scoglio del fungo. Uno degli elementi tipici di Roseto, una delle caratteristiche peculiari di Roseto insieme al castello. E questo scoglio, ma è un fungo allucinogeno anche? No, non è uno. Perché questa terra mi dà delle allucinazioni, probabilmente perché è un luogo magico. Allucinazioni creative, naturalmente. Certo, io non uso droghe se non la mia creatività, che per me è veramente una droga, e che mi ha fatto vivere fino adesso momenti anche molto dolorosi. Aspetta, devo scendere. Le do una mano. Siamo in due. Ad averlo rotto? Sì. Sì, ma io ce l'ho rotto anche dagli anni, tu no. Io ho cominciato prima. Sono abbastanza precoce anche in questo. Quindi, insomma, ragazzi, io sono felicissima di essere qui. Pensa che io ho una casa in Sicilia. Adesso mi viene voglia. Potrà optare quindi per una casa qui in Calabria, possibilmente a Roseto, eh? Ah, Roseto, la Rossana. Ti potrà dire questi campi di liquirizia che sono veramente, il mio è un film anche sui profumi, sulle essenze, quindi sugli effluvi, su quello che, su tutti i sensi, udito, c'è la musica di Gazzè, la passione tra Lanieri, Gazzè e il suo ex marito, i bambini, quindi mariti, figli, ex mariti, c'è un po' di tutto. La famiglia allargata, felicemente disperata, con molte famiglie. Tolstoi. Possiamo definirla la classica commedia all'italiana, con un tocco di modernità? No, non è classica, è una commedia italiana, direi, riveduta dal cinismo ebraico di Woody Allen, spero. La ringraziamo infinitamente per la disponibilità. Amici di RCS Channel, ci troviamo con Max Gazzè, un nome che non ha bisogno di presentazioni. Innanzitutto vorremmo ringraziarla per la disponibilità. Ci siamo sul set di Festa di una famiglia allargata, anche se il titolo è ancora provvisorio. Sappiamo che lei svolge un ruolo da protagonista in questo film, ma anche le musiche, ha composto le musiche di questo film. Può darci qualche anticipazione? No, in realtà le composte per ora sono diciamo in via di costruzione dei temi. Poi la colonna sonora si fa una volta che il film è finito, si capisce dove inserire la musica, però i temi sono importanti anche per capire l'aspetto narrativo del film. Aiutano a volte a capire bene che tipo di, insomma, può essere utile come ispirazione avere già dei temi anche durante le riprese. Speriamo anche che questa location, Roseto Capospulico, possa darle un motivo in più di ispirazione. Cosa può dirci di questa sua permanenza qui a Roseto? Ma allora, sono a me chiaramente è un posto meraviglioso, un posto bellissimo. Perché chiunque vive vicino a una città, appena viene qui, non può far altro che apprezzare la condizione, cioè il mare, tutto ciò che il mare propone a livello di percezione del luogo. Per cui, più che dire che è bello, posso dire che è una percezione molto bella. Regala sensazioni che difficilmente si possono provare in altri luoghi. Ma certo, insomma, già il mare in sé, quando non c'è il periodo
cioè che ormai il periodo estivo è finito e ha già un'atmosfera diversa, questo già mi spinge inevitabilmente a entrare un po' in contemplazione con questo luogo. E quindi poi questo scorcio qui è particolarmente bello su questo luogo. Crediamo sia uno dei punti più belli di questo nostro bel paese in generale. Il castello, questo è di proprietà di Federico II. Sì, è rimasto di sua proprietà e resterà tale secondo noi nei secoli dei secoli, per voler parafrasare. Sì, deve poi magari è un bellissimo, non so se che attività, però se si riuscisse anche a sfruttare, a valorizzare quello che è la presenza di questo castello. Sì, è uno dei nostri elementi caratteristici. È un di proprietà della famiglia Cosentino, che lo rende disponibile anche per le visite guidate, certo, al pubblico, certo. Perché è un patrimonio storico di valore inestimabile. Noi la ringraziamo davvero per la sua gentilezza, ci auguriamo che possa tornare qui a Roseto come nostro gradito ospite. In costume da bagno. Possibilmente, non guasta. Per il momento è tutto, Giovanni Pirillo, Max Gazzè, RCS Channel. Fossi qui dipenderei dalle tue tenerezze, e adesso un collo a bassa voce, ma lo sai, l'amore porta guai, si perde quasi sempre, c'è gente che facile non si riprende più, ma tu guarda me.